Questo chiaramente non è una cosa molto facile da fare. Come può un uomo materiale arrivare a questo livello, lasciare tutte le cose materiali, salute, sostentamento, moglie e bambini, per l'amore di Dio? Allora, ci sono le benedizioni prima della Shema. Le benedizioni prima della Shema, lì si racconta a lungo tutti i diversi livelli di angeli che ci sono, che stanno in cima al mondo, e come tutti quanti sono nulli a Dio, nullificati. E questo mostra la grandezza di Dio. E come loro con timore santificano il nome di Dio e dicono con tremore: Dio è sacro. Cosa dire che è sacro? Che Dio è separato e lontano da loro. No, non possono raggiungere Dio. Dio non si investe in loro in maniera rivelata. E gli angeli dicono: Dio è sacro. Dove è la sua gloria? Nella terra. Cosa significa? Questo si riferisce al popolo ebraico. C'è il livello di popolo ebraico spiritualmente che si chiama Knesset Israel, e c'è il livello del popolo ebraico concretamente, che è il popolo ebraico fisicamente in questo mondo. Knesset Israel è la radice di tutte le anime di Israele. E dunque, dove risiede la gloria di Dio? Non negli angeli. Gli angeli dicono: no, tutta la terra è piena della sua gloria. Questo si riferisce al popolo ebraico. E così altri livelli di angeli, gli Ofanim e le Chayot, con grande rumore, con grande baccano, pronunciano: benedetto la gloria di Dio dal suo posto, dal suo luogo. Cosa significa il suo luogo? Perché loro non riconoscono il luogo della presenza divina. E come dicono loro stessi: chiule vadom marom vekadosh, perché Dio è solo esaltato e sacro.